città, comprese le personalità che si spostano in piazza Castello, si rendano conto che esistono dei uomini, delle donne, dei bambini, degli stessi numeri che fanno arricchire le tasche di molte persone. Molte persone che hanno fatto dell'accoglienza un business. Molte persone che pensano che lasciare in mezzo la strada dall'oggi a domani una persona sia qualcosa di tranquillo, per cui si possa andare a dormire tranquilli la sera. Grazie, grazie! Sia possibile. E quest'oggi lo diciamo una volta in più. Saremo oggi con i nostri corpi, con le nostre voci, con le nostre speranze a incontrare la terza carica dello Stato, Laura Boldrini, che ha un passato dentro il commissariato per i rifugiati dell'ONU. E allora chiederemo a lei se ha coraggio di girarsi dall'altra parte o se invece ha coraggio di ascoltarci. E anche in questo caso c'era qualcuno che voleva che non ci incontrasse, qualcuno che comanda anche questa città, e mi riferisco al sindaco Fassino. Ha cercato in tutti i modi di fare in modo che lei non ci incontrasse. Ebbene, possiamo dirlo forte e chiaro, lo diciamo da questi microfoni: avremo questo incontro, ci andremo tutti.